Il Messina vince per 1-0 il match casalingo contro il Ragusa e mantiene la vetta insieme al Cosenza della classifica di Serie D. Ci pensa sempre Giorgio Corona a sbrogliare la matassa quando al minuto 28 del secondo tempo timbra così il suo cartellino. Catalano opta per il 4-4-2 a fianco a Cocuzza dal primo minuto all'ex attaccante catanese. Il Messina nelle immagini in maglia rossa va già vicino al gol alla fine del primo tempo con Savonarola che di testa a due passi dalla linea di porta manda la palla di poco fuori. Nel secondo tempo cambio nel reparto avanzato dentro il neoacquisto Chiara per Cucuzza. I giallorossi pressano e mettono in gravi difficoltà la difesa della squadra di Anastasi. Il gol è nell'aria, Bucolo ci prova da fuori, tira un gran destro che finisce sul palo esterno. Maiorano sfiora il gol due volte, prima con un tiro smanacciato in angolo dal portiere del Ragusa Ferla e poi è poco fortunato su un colpo di testa. Sugli sviluppi di un angolo battuto da Savonarola e Corona a regalare la vittoria ai suoi con un sinistro al volo. Il Messina termina il match attaccando con Corona sempre protagonista vicinissimo al raddoppio. Sabato la CR chiuderà il girone di andata contro la Nissa.